Benvenuti amici appassionati di motorsport. Siamo giunti ad un appuntamento storico per la sesta tappa del Mondiale di Formula 1. Per il canale Fede F1 siamo nel Principato di Monaco. Celebreremo questo spettacolo in notturna per la prima volta e questa è davvero una pista storica, una pista particolare, molto difficile, una delle più affascinanti di tutto il panorama mondiale del motorsport. Infatti è presente nelle tre corone. Insieme a lei ci sono solamente la 500 miglia di Indianapolis e la 24 ore di Le Mans. Vincere qui ti porta direttamente nell'Olimpo dei più grandi autori, dei più grandi interpreti del nostro sport, del motorsport. È sicuramente quindi una delle vittorie più ambite da tutti i piloti. Le auto 2017 sono molto più larghe e molto più difficili quindi su questo tracciato in cui ogni curva può rappresentare l'ultima che poi può portarti al ritiro. Quindi sarà tutto più difficile per loro, ma sarà sicuramente tutto più avvincente. Ricordo qualifiche complete, quindi partiamo da Cuneo, ma vado a presentare il mio compagno di viaggio, Mattia FS. Buonasera Mattia, buonasera. Buonasera a tutti. Riguardo questa pista, le strategie previste, prevista una strategia, una sosta, che molto probabilmente sarà per tutti ultra soft e super soft. Ovviamente l'entrata dei box varierà da pilota a pilota. Ricordiamo quest'anno che Vettel ha passato Raikkonen stando proprio 2 giri in più e andando a spremere l'ultra, quindi potremmo vedere qualcosa di simile anche oggi, secondo me. Farà Giulis al P2, Giulis al P2, Faser si ritira, Giulis al P2 si è migliorato ancora di poco, non basta ancora però, deve fare un ottimo T3, è uscito bene, scoda un po' qui sotto al petto, vediamo, 8, 9, 10, l'intercetto si ferma, 10, 9, Due non basta, millesimi! Due 2 millesimi è millesimi! pazzesco, 2 millesimi è pazzesco, Manu Gatta non si sta migliorando neanche un po', Ma non si sta se non avesse migliorando. scodato, sarebbe stata la Super Esatto. Bowl. Vediamo i piloti che partono con gomma rossa come se la cavano. Arriva la partenza, partiti in questo momento. Ottimo scatto di tutte le vetture. Bene, subito Pippo ad iniziare a entrare in turno. Arrivano in pacchettaria la salita vostra. Lì dietro Clark cosa ha provato? Si toccano contatti multipli, ma era abbastanza scontato. Vanno via adesso però tutto il gruppo abbastanza agevolmente, non c'è stato nessun contatto fatale, nessun danno grave o rilevante, comunque ottimo spunto di Pippo che ha preso la posizione su Andrea 31, bravissimi, i due primi sono andati via tranquillamente con gomma super soft mantenendo quindi la loro posizione. Certo, gara da ricostruire, anche Fazer e Führer passami il team. vicinissimi, incollati. Führer, nonostante la differenza di mezzo, lo fa passare, lo fa passare chiaramente. Però penalità, ha superato Norton sul rettilineo, credo ordine di scuderia qui, o comunque bel sorpasso guadagnatosi da Atti, che partiva indietro per una penalità forse ingiusta. Dietro il prof, che nel suo tentativo di rimonta si è riportato per ora in dodicesima posizione, sì. Arvaruccio esce con la gialla e andrà fino in fondo. Ma è Sta normale. spostando tutti i attenzione Andrea 31, perdonami, la nuova Cancia Vai, aveva vai. provato. Pippo ha chiudato il pericolo, ha chiuso la traiettoria all'interno, si è protetto e ha mantenuto la terza posizione che per ora rivale il podio virtuale. Tasso. Molto molto minaccioso di nuovo, e Box. vai box Pippo, perché Pippo non dovrebbe averla danneggiata, vediamo, sì, invece sì, ok, la cambia, spiegato il motivo, cambia l'ala per Pippo. Volevo sottolineare, mentre Andrea stava rientrando, che solamente i primi tre non erano rientrati, ma adesso mi smentisce subito, solo i primi due non sono rientrati. Occhio a Atti, cosa sta succedendo con Pippo? Due Mercedes che si tamponano, Pippo muore. Non ci ho capito nulla, sinceramente. Riparte Pippo, si è tamponato col suo compagno di squadra ingrifato. Altra Box. penalità per Clark. Giulis box. Siamo arrivati al momento del pit stop. Sì, Giulia sei box. Vediamo, vediamo. Sostituisce l'alettone. L'intuizione che avevamo avuto era Che giusta. avevi avuto? Danneggiato. Comunque, anche dovuto fare accorto che i tempi sui giri stavano salendo in modo completamente naturale. Adesso ha messo la ultra per arrivare fino alla fine.
mentre attenzione box. Tanto ritiro per Clark, mentre box per Manu Tassa. Clark, mi dispiace davvero, questo suo ritiro, si ritira ai box mentre cambia di nuovo l'alettone. Forse c'è Pippo incollato a Scurer e lì davanti si presenta il duello Andrea 31 Juice con Juice all'interno alla Thunderbolt. Andrea 31 lo fa passare, non accenna questa enorme resistenza. Andrea 31 far uscire la Facebook un po' costato, chiaramente esce nell'unica gara dopo dove Juice, perdonami, è problemi nel doppiaggio di Ragno, perché è l'unica McLaren in pista, problemi serissimi nel doppiaggio, un'incomprensione alle piscine, Juice va in testa a coda, riesce a riprendere immediatamente la sua marcia ma l'ala è danneggiata. Così. E adesso monterà una nuova ultra e cercherà la grande rimonta su Fazio e su Prof anche, che siamo prova a prendere la scia all'interno del tunnel, siamo proprio sotto al tunnel, si sposta all'interno alla nuova chicane, mamma mia che rischio, no la tenuta, ma che staccata ha fatto Mattia, ero convinto fosse costretto a tagliare la chicane, invece complimenti, davvero frenata precisissima, bravissimo. Ministra, mentre Giulio cerca il percorso, prova l'incrocio a Tabaccaio, non ci crede a Tabaccaio all'interno, cosa ha fatto? Bravissimo, l'ha preparato il sorpasso, è uscito meglio dalla Novel Shigan e lì Fazer anche lui molto sportivo sta andando a concludere e adesso alla rascasso manca solo l'Antonino Guess e va a chiudere una gara meravigliosa, primo dal primo all'ultimo giro senza neanche una penalità, tutti in piedi, applauso per Manu Tassa, bravissimo, bravissimo anche Andrea, strameritati, bravissimo anche Andrea, esatto, pulito, preciso anche lui, ottimo, costante e seconda posizione meritatissima. Giulis, lo abbiamo visto in sovrimpressione poco fa, ha preso un'altra penalità, lo sconfitto di giornata senza ombra di dubbio, purtroppo è il pilota della Force India. P1, what a race, you were the quickest,